Ricky si riprende mentre fa uno shorts. Mi sono appena ripreso. Adesso aggiungo audio. Che audio posso aggiungere? Beh, a me piace sempre Alan French. French, Alan French, French, come cazzo si pronuncia? Metto Dreaming. O Flowers Country, Quiet Star, metto Quiet Star. Sentite che bella musica, Alan French. La metto, schiaccio avanti, metto il titolo. Che titolo posso mettere? Ricky. Ricky è il suo nuovo gioco. Il suo nuovo gioco espressivo. No, il suo nuovo gioco e basta. Ricky è il suo nuovo gioco. Carica short. Lo carico. Guarda video. Lo sta caricando e poi ecco, ho creato uno short in diretta. Allora, qual è il punto? Il punto è questo, mi sto divertendo un casino e mi sono reso conto che ho 15 secondi, ho 60 secondi, in un minuto, ma anche in 15 secondi, pronto per la visione, già pronto. Incredibile, ma vedete che io adoro. Vedete? Poi mi allontano, mi avvicino, invece io adesso. Ecco, è finito. Come Untitled? Untitled? No, 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 non è venuto il titolo? Oh cazzo. Non è venuto il titolo, non ho salvato il titolo. Com'è possibile? Vabbè. Va bene. Comunque, beh, non c'è bisogno di dare i titoli a tutto, no? Ecco. Ok, niente, allora, quindi già sono pregnanti 15 secondi, poi un minuto veramente tanto, mi sono reso conto. Ma chi me lo fa fare? E si inseriscono così bene nella vostra capacità di attenzione che veramente si è ridotta tantissimo. Ma lo capisco anche, non ve ne faccio una colpa. In questa società stretta, come dice Leopardi, non c'è niente da fare, è così. Avete perso la sensibilità, la profondità, siete un po' così, capite? Un po' superficialotti, diciamo la verità. Ma va benissimo, ma perché? Ma che dobbiamo qua stare i profondi, a stare a fare i profondi, i profondi? Ma basta, farò sempre di meno, credo, monologhi così lunghi come questo. È per spiegarvi che ne farò questo, è per spiegarvi che ne farò sempre di meno. Di monologhi lunghi, no? Così, Chisciotto è presente, eccetera. Quando
Questi saranno, diciamo, solo i video ritratti che continueranno ad esserci, ovviamente, che è la mia forma espressiva preferita, i video ritratti oppure i film poetici di montaggio, di atmosfera, ma i monologhi, questi monologhi qui, non hanno più senso, secondo me, perché a parte che ne ho fatti tanti, ma poi appunto mi sono ormai identificato, immedesimato in questa brevità, in questa estetica del frammento, anche del frammento interrotto, che mi piace molto. E quindi mi chiedo, ma perché anche costringere voi, che siete di fretta, che avete una capacità di attenzione limitata, perché costringervi, sì, gli affezionati, certo, farlo per gli affezionati, sì, ma non è che li elimino, no? Però saranno sempre di meno perché lo short è talmente facile da fare, no? Che voi sapete che io ho una passione per tutto ciò che è facile, no? Le cose difficili le detesto, e quindi andremo avanti in questa direzione, anche perché poi ho visto niente di eccezionale, niente di eclatante, però questi shorts hanno smosso un po' il mio canale YouTube. Non sto diventando famoso, sono sempre un signor nessuno. Ma un po'. Sai, mentre prima si iscrivevano al mio canale 2 persone al mese, questa era la media, 2 persone al mese, adesso siamo sui 3 al giorno più o meno, no? E quindi c'è stata veramente una rivoluzione. Non succede nulla, perché anche con 3 iscritti al giorno non succede nulla, nella mia vita non cambia assolutamente nulla. E non lo faccio per questo, per avere, che ne so, se fossero 1.000 iscritti al giorno sarebbe diverso. Ma detto questo, mi piace proprio la modalità espressiva dello short. Mi piace. Mi sento inserito appunto in questa società contemporanea, così, che non ha più tempo, non ha più tempo. Ecco. Mentre uno dei miei aforismi più belli, recenti, dice: fate presto, c'è tempo da perdere. Perché secondo me la vita è proprio perdere tempo, e questo è anche il tema dell'ultimo mio pezzo sul Fatto Quotidiano che uscirà oggi o domani o dopodomani. Credo. Anche questa riflessione che voglio fare sugli artisti, no? Gli artisti che vengono considerati proprio delle nullità, dei nullafacenti, degli scansafatiche. Sì, è tutto vero. Io sono diventato artista, diciamo così, per scansare le fatiche, non mi sono mai piaciute. Ma detto questo, l'importanza dell'arte e degli artisti è fondamentale, è fondamentale. Voi immaginate un mondo senza poesia, un mondo senza quadri, senza libri, senza musica, senza. Insomma, l'umanità si estinguerebbe, secondo me. Anzi, forse l'umanità si è già estinta e non lo sa. Però inserirmi, ecco, con gli shorts, mi diverte molto. Il film, diciamo, lungo, e adesso diventa tutto lungo, anche fare una cosa di 5 minuti è lunga. Questa modalità espressiva invece la terrò per i videoritratti o per i film poetici di atmosfera o, chi lo sa, per eventuali documentari, se mai li farò, o eventualissimi film di finzione, se mai li farò. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Scusate un attimo, cosa volevo dire? Vedete, mi perdo perché sono labirintico, mi perdo in me stesso. Che sto facendo la dieta Ferragni del moltiplicatore immaginario, ve l'ho già detto, è chiamata anche dieta Ferragni, cioè mi sono trapiantato per un anno, mi trapianterò il cervello di Chiara Ferragni e diventerò proprio non magro come Chiara Ferragni, ma ecco, la dieta Ferragni. Cos'altro volevo dirvi? Gli shorts, appunto, volevo parlare di questo e dirvi questa nuova modalità espressiva che mi piace molto.
anche questa inchiesta sulla felicità, no? Un po' banalotta, se volete, che cos'è la felicità, quando sei stato felice, cosa hai capito della vita e della felicità, queste sono un po' le domande, però poi se unisci tutte le risposte, anche quella del cane di Sinbad, no? Lo posso chiedere anche a un fiore, volendo, qualsiasi, se unisci poi tutte le risposte potrebbe venire fuori un'indagine, diciamo, una ricognizione sulla felicità. Quindi adesso, sapete, è successa una cosa che mi ha spaventato l'altro giorno. Mi sono fatto due seghe. Perché? Perché sono, sapete, sto con una compagna che mi eccita molto, quindi mi faccio le seghe. Alla seconda sega, che era a distanza di un'ora, alla seconda sega, sapete che non è quasi più uscito lo sperma. Di solito lo sperma esce anche alla terza sega. Cioè, tipo, fino a 2 anni fa mi facevo anche 3 seghe al giorno. Uff, ma perché sto dicendo queste cose? E poi se qualcuno... No, era che non era quasi uscito lo sperma. Ho sentito le scossette elettriche senza la fuoriuscita del seme. E mi sono detto, vuoi vedere che l'età che sto perdendo, che lo sperma si sta in un certo senso... E invece ho fatto una prova 2 giorni fa, altre 2 seghe. E alla seconda sega è uscito lo sperma e sono contentissimo, sono ancora pieno di sperma. Per me sarà uno shock, eh. Sarà uno shock quando non uscirà più lo sperma oppure non, il mio pisello non si rizzerà più. La vedrò come un abbattimento. Forse andrò anche in depressione. Perché io leggo la virilità alla creatività in un certo senso, io mi sento ancora virile, no? Virile, capito? È un po' così. Ma vabbè, insomma, la vita è quello che è, bisogna affrontarla con tutti gli strumenti che abbiamo, la cultura, l'intelligenza, la sensibilità, la profondità e la genialità. Mi stanno sul cazzo tutte quelle persone che non si rendono conto che Ricky Farina è un genio assoluto. Quelle persone le detesto, le odio, non le sopporto. Però detto questo, bisogna capire, che ci sono persone non, capite, non intelligenti. Siete in pochi a capire Ricky Farina veramente. Che Ricky Farina è geniale, ed è un santo in un certo senso. Comunque, un santo un martire di che cosa non lo so. Vedete, questo è lunghissimo, no? È lunghissimo rispetto alla meraviglia dello short. Adesso vado in bagno perché anche noi poeti facciamo la cacca. Vado in bagno. Spero di fare uno stronzo solido, come il solido nulla di cui parla Leopardi. Poi faccio la doccia, faccio docci, dopo docci, esco fuori, devo fare bonifico a amico che mi ha chiesto soldi, ma ha chiesto soldi, ma ha detto a Riccardo c'è un'emergenza, se c'è l'emergenza... Agli amici se fanno soldi, se fanno bonifico, però me lo deve ridare, se no, ma menche, se mi ingazza. Però se c'è emergenza, poi ecco bonifico, poi nel pomeriggio vado al Wunderkammer sempre con mia mamma. Ah, ieri c'è stata una bellissima serata da Ethel che ci ha invitato a Varese, dove abita lei, vicino a Varese, con mia mamma e mio fratello. Siamo andati, ha cucinato benissimo, era contentissima di avere Milena. È stata veramente una bellissima serata, ha fatto le polpette al sugo buonissime con le patate al forno, poi ha fatto una torta salata, poi ha fatto un'insalata di barbabietola e finocchio, più dei semini di zucca mi sembra. Poi cos'è che altro ha fatto? Ha fatto un sacco di dei dolci, 3 dolci, è proprio stata bravissima, mia mamma contentissima, Etela, questa bella casa vicino a Varese.
È stato tutto molto bello. Bene. Io vi saluto. Vi saluto.